E lei, signore, vada da sopra. Arriva. Oh, l'ho infilzato di brutto. Oh, non è male. Non è male. Aspetta, Ciccio, nella vita vera non posso schivare più di tanto. Ti accoltello la vita. Dammi il portafoglio. Dammi il portafoglio, maledetto. Le ho detto di star buono. Oh, oh, a terra. Questo ha fatto male. Benvenuti nell'arena di Gorn. Allora, in questo gioco potrebbe sembrare che sto per affrontare orde interminabili di cattivoni e ci dovremmo smaciullare con diverse armi a pugni e via dicendo. Ma è solo un'apparenza, ok? Bot di YouTube, placati, in realtà ci sono unicorni, arcobaleni e tanti contenuti family friendly a partire da questo. In quanti giochi potete salutare con una grande educazione tutto il vostro pubblico? Peraltro c'è gente svarionata, ci sono anche picciun svarionati, ma vabbè, dettagli. E lassù, come potete vedere, abbiamo il re, ovviamente sovrappeso, che giudicherà le nostre abilità di battaglia. Allora, mi dice di fare il pugno, ok, e ora la devo salutare. Salve, buongiorno, guarda che l'avevo già salutata, ma vabbè, dettagli. Ok, ce la possiamo fare. È la prima volta che faccio un gioco in cui mi devo muovere effettivamente all'interno della mappa. Signore, scusi, c'ha le gambine un po' sproporzionate. Ok, la ce la posso fare. Vai, vai, ehi, ehi, cos'è? Vieni qua, vieni qua. Maledetto, possiamo cafferare i tizi. Vai via. Ma è troppo bello sto gioco. Scusate che purtroppo sto usando l'Oculus con il cavo. Domani ci sarà la recensione. E quindi, essendo la mia prima volta, devo un attimino abituarmici. Signore, buongiorno. Ma che belle mutandine che hai. Ciao, è stato un piacere conoscerti, saluti a casa. Perfetto, allora, e questo era il tutorial. Come potete vedere, adesso che ho un visore collegato al computer, la grafica è notevolmente migliorata e non ci sono le bandine ai lati. Yay, che bello. Il signore laggiù mi dice che se io spero di ottenere la libertà dal bot di YouTube combattendo, mi sto illudendo. Una volta che fai parte di YouTube non puoi più fuggire. Scusi, c'è una paresi. Ah, ok, a posto, ogni tanto capita. Arrivederci, quello è uno degli YouTuber più vecchi al mondo, da quello che ho capito. Allora, dal menu qui dovremmo poter passare, in teoria, al piano successivo. Se ho capito bene, ci dovrebbero essere diverse stanze. Qui abbiamo i generali. Qui Achille. Non so che cosa mi aspetta. In tantissimi mi avete chiesto di fare questo gioco. Cosa potrebbe mai andare storto? Perfetto, eccoci al nostro primo vero combattimento. Questa volta dovremo affrontare ben due altri gladiatori e mi hanno dato una mazza leggermente insanguinata. Scusi, ne posso avere una pulita cortesemente, che poi mi prendo le peggio malattie? Ce la possiamo fare. Il problema è che poi non vorrei che uscissero altri combattenti da quelle porte. Ma lui c'ha la mazza più grande. Cattivone, non è giusto. Voglio anch'io la mazza quella grande e faiga. Ok, è caduto terra. Signore, signore, porti pazienza. Porti pazienza. Sono nuovo con l'Oculus, con lo sfaigo. Oh mio Dio, guardate che figata. È troppo bello. Mi dà un po' di senso di nausea, ammetto, muovermi così avanti e indietro. Ma vabbè, dettagli. Commetto che starà molto peggio lui. Stai a terra e non rompere le scatole. Gradisca un bel massaggio. Ecco qua, gradisca questo corpo. Sì, sì, ne possiamo tirare in tutta tranquillità. Ma no, devo ancora familiarizzare con i comandi. Direi che è morto. Yeeey, che bello, sono il nuovo vincitore. Signor Re, mi scusi, potrebbe mandare un medico per sti signori? Perché non li vedo molto bene, scusi. Sta bene? Signore, buongiorno. Oddio, gli vedo le ossa dentro. Ragazzi, sto per fare una cosa molto poco family friendly. Non mi dire che si può fare. Porca di quelli per porca, si può fare veramente. Che schifo, che schifo. Ottimo, allora questa volta mi danno direttamente una mega mazza. Scusate, ho la mazza un po' moscia, però ne posso avere una che non abbia 55-60 anni? Oh, ok, allora. Vabbè, ma lui c'ha anche lo scudo, non vale? Quello c'ha la mazza rotante, allora lo pigliamo subito. Oh, 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 oh. Perfetto, dobbiamo solo assicurarci che non ci attacchino entrambi nello stesso momento. L'ho anche disarmato. Domani quella la senti tutta. No, se con lo scudo non vale. Ok, ok, sono riuscito a disarmarlo. Aspetta. Non sono ancora molto bravo con le armi. Porti pazienza. Doppio potere. Oh no, sono arrivati due tizi. Venite qua, venite qui a rompere le scatole dello gamer. Azunde, per il boss di YouTube. Aia, mi ha tirato una mazzata in testa. Oh, non ci capisco niente. Oh, non ci capisco niente. Sono tutto rintronato. Oh, ok, stavo morendo, quindi se uccido uno prima di morire mi dà la possibilità di continuare. No, signore, mi sta spaccando lo scudo. Porco cane, volevo lo scudo. Vediamolo subito, dammi qualcosa. Ehi, stai buono, non rompere le scatole, vai a cuccia. Ti ho detto di stare a cuccia. Ok, ho vinto io di nuovo, yeee.
Ok, fino adesso ci sta andando anche abbastanza bene. Ma si può fare la stessa cosa con le braccia? Ah, no! Qualcuno vuole il cadavere di sto tizio? Oh, mi ha volato via il picciun. Ok, questo video potrebbe essere un pochettino meno family friendly del previsto. Ok, allora, a questo punto abbiamo lo scudo, perfetto. E la mazza, la devo far roteare nella vita vera. Ma è difficile, c'ho la stanza piccola, portate pazienza. Yay, ahi, me la sono data in faccia, porco cane. Ok, allora, un tizio lì, ed è da solo. Ah, non è da solo? Non è da solo, aspetti signore, scusi, sono nuovo delle mazze rotanti, oddio. Vedo, posso prendere anche a scudate. Stai buono, maledetto rompiscatole. Vai, 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 buona. Oh. Stati buono, ok. Cocane, avevo contratto a staccare velocemente. Come ho fatto a staccargli la testa? Ehi, ragazzi, giuro, la sua testa era staccata quando sono arrivato. Ah, ma voi siete disarmati. Ma ti piace vincere facile. Ponci, popopom. Ehi, gambini, vieni qua, no, vieni qua. Ti insegno io come usare bene le gambe. Porco cane, ho asciuttato di brutto. Oh, sta arrivando un sacco di gente. Scudate. Scudami un secondo. Ho detto, scudami un secondo. Perfetto, gli possiamo tirare la ma... Oh, gliela posso anche tirare allora! E lei, signore, vada là sopra! Avviva! Oh, l'ho infilzato di brutto! Wow, sono arrivata tanta gente all'improvviso! Mi stavo ancora preparando! Boni, non ci capisco niente! Signore, lei resti giù cortesemente! Ok, questo è grosso! Porco cane, aspetta che non l'ho stecchito! Vieni qua, sul culetto ti prego! Ehi là, posso entrare nelle vostre cose? No, eh! Ah, vai, da dove arrivi? Aspetta, aia, ho preso la porta della vita vera! Porco cane, non ci sto capendo niente! Gioco, ho la stanza piccola per usare il rift! Porca di quelli per porca! Ok, mi si è sporcata la mazza, scusi! Mi dà una pulita la mazza! Sto sudando come non ci fosse un domani! Già non posso usare neanche il ventilatore qua dentro. Aspetta, allora facciamo fuori questo tizio qua, perfetto. Attacco delle 8022 mazze del Delon Gamer. Attacchiamo tutti. Quanta gente c'è ancora? È 3 ore che storpio tizi. E sapete, lo attacchiamo da dietro e gli facciamo un sottomaior. Ok, andiamo di sottomaior di gruppo. Sottomaioriamo tutti. Stai buono. Ok, restano i tizi qua. E quanta gente ancora? Sto colpendo pareti nella vita mia. Ah! Mi sarà distrutto la mano sulla porta! Mi si è bloccata male la mazza, scusate! Ho problemi di mazza! Che succede alla mia mazza? Buongiorno! Non penso che questo dovrebbe accadere, ma va bene comunque! Va bene comunque, non ci facciamo problemi! Ho detto non ci facciamo problemi, ok? Ok, l'avevo afferrata io con la mano! Ecco cosa stava accadendo, ho scoperto cose, stai giù! Tizio, hai rotto le scatole! Oh, posso anche togliergli le armature, non lo sapevo! Vai via, vai a rompere le scatole a qualcun altro. Aia, ho preso una parete di nuovo nella vita vera. Ho detto vai a rompere le scatole. Ti hai rialzato? Ti sei rialzato? Chi ti ha detto che potevi rialzarti? Stai giù. E ho dato una giornata difficile per tutti. Ma voi siete scemi nel cervello. Sono fradicio di sudore nella vita vera. La donna delle pulizie avrà un pochettino da fare, Giuro era così quando sono arrivato. No, giuro sono strafradicio. Ah, qualcosa mi butta le armi. Perché io mi metto a fare sti giochi in piena estate? E basta urlare 5 secondi di pace. In teoria con la doppia mazza ci dovremmo difendere egregiamente. Per quanto ribadisco, sempre mosce, ragazzi, sempre mosce. Wow, chi è quel tizio? Scusate, chi è quel tizio? Ah, buongiorno signore, possiamo parlare? Affondeta in un jack, non c'ha di un gacchie. Ok, ti ho preso. More c'è male. Oi, ma è ipercura. Ma è stato più semplice del previsto. Yay! No, questa era un pochino ambigua, scusi, scusi signor bot di YouTube, non mi demonetizzi, porti pazienza. No, vi giuro, sono strafradicio. Ok, allora, ci ha riportato al menu iniziale e come potete vedere abbiamo completato la prima serie di sfide, no, di sfighe direi. Andiamo di generale che mi ispira un pochettino più di fiducia. Mamma mia, sto facendo ginnastica, beh, volevo dimagrire. Prendiamo 2 gladiatori con una mazza. Oilà, siamo di notte questa volta. Devo ucciderli da lontano con l'arco? Aspetti, non l'ho mai usato, porti pazienza. Ma porti pazienza, non l'ho mai usato, porca di quella iper... Porca, oh, non è male, aspetta, ciccio, nella vita vera non posso schivare più di tanto. Ok, ovviamente, io ho finito le frecce però.
Che è successo? Devo andare a recuperarmi le frecce? Ma mi prendi in giro? Non so come recuperare le frecce. Ma mi ha preso! Mi ha preso tantissimo. Aspetta, andiamo di mazza. Andiamo di mazza. Poi vai, Bani. Ma tu c'hai l'ascia bipenne. E io ho la pacca bipartisan. Ok, devo fare fuori quella. Sì. Come sta arcerizzando lei? Pochi ci riescono. Stai buono? Stoi buono. A Robin Hood dei poveri. Vieni qua a Robin Hoodzare. Aspetta. C'è qualcun altro qua? No? E allora te vai. No, l'ho buttato. No, ce l'ho fatta. Ma non sei morto ancora. Più morto. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Ma non so lanciarli. Ok, c'ho i pugnali ma non so lanciarli. Oh, chi ti ha detto che potevi colpirmi? Scusi, signore, c'ho una doppia mazza. Non mi pare il caso di venirmi a rompere le scatole. Ok, da dietro non mi stanno attaccando. Oh, beh, troppa gente. Allora, cominciamo a silurare. Uno di voi. Aia, ho preso un muro della vita vera. Ho preso un muro della vita vera. Uccidilo di più. Uccidilo di più. Sto prendendo i senti. Sto continuando a prendere muri. Porca boia. Che muro ho preso? Cioè, mi sono fatto malissimo nella vita vera. Scusate, non mi avete dato niente per difendermi. Ho solo sti cosi, ma io faccio schifo a lanciare. Ok, io ci provo. Oh, ok, non è male. Non è male, ho andare abbastanza vicino e poi cercare di colpirli. È che non ne ho 3000, porco cane. Signore, venga, mi hai fatto spaventare. Vai via. Aspetta, ma sono infiniti sti cosi. Oh, non è veramente male. Aspetta. Oh, è arrivata tanta gente. Aspetti, sei arrivata troppa gente. Buono, aspetta. Ti accoltello la vita, dammi il portafoglio, maledetto. Signore, le ho tirato 26 pugnali. E quanto mi resisti? Guarda che roba. Sei un puntaspilli praticamente. Ma è una figata assurda. La rottura di scatole che poi devo ricaricare tutto. Bellissima sta cosa. No, mandatevi tutti contro, non me ne frega niente. Aspetta, che devo ricaricare. Sì, ciccione. Ok, la zumbe. Troppi casini. Dove sei sputato, credo di averti fatto fuori. Ok, quest'arma è decisamente poco potente. Aspetta, devo farti fuori a pugni. Devo farti fuori a pugni, non è un problema. Vieni qua. No, con le mazze. No, con le mazze, ricarica. Ok. Ok, l'ho preso. Aspetta, dammi la mazza, ok. Che ansietudine, anche perché nella vita vera devo controllare dove cavolo è il microfono. Non sono abituato a muovermi così tanto. Aspetta, che mi hanno colpito troppo. Devo farti fuori, tizio, se non svengo. Manca signore e la signore, sta facendo un casino della madonna. Porti pazienza, ricarica. Aspetta. Poi. Oh! No, dammi lascia prima che il gioco la cancelli. Sì, ce l'ho fatta. Ecco, cos'è che arrivava sempre che io mi perdevo? No, vi giuro ragazzi, sono un fradicio completo nella vita vera. Dopo questo video mi dovrò fare una doccia di dimensioni bibliche. Ok, vabbè, c'è il tizio là che è ipertriggerato. Oi, da dove? E da dove buongiorno? Allora, cerchiamo di attaccarli senza un minimo di rispetto. Dai, scintà, mi sono legate le mazze della cosa. Non ci capisco più niente. Stai buono, giù, gradisca una sciata. Ti lascio stare, ti lascio stare. Non ho colpito nella vita vera. Ok, questi sono distratti e all'improvviso il massaggio violento del Delon Gamer. La vedo un po' bloccato sulle spalle, tizio, Ok, aspetta, va chi tu. Buono. Le ho detto di star buono. Oh, a terra. Questa ha fatto male. Aspetta un attimo, quindi si posso arrivare da dietro e amputare parti. È stato lui. Giuro, polizia, è stato lui, non c'entro niente. Oh, porco cane, sta arrivando tanta gente. Allora, tatticone del Delon Gamer arriva lì alle spalle. Oh, questo se l'aspettava. Volevo dire attaccali quando me lo se l'aspettano. Questa sciatta ha fatto male. Signore, le hanno buttato un braccio, non so chi sia stato. Via, buono secondo. Ok. È difficile perché ti devi guardare. Ecco l'amico! Ah no, ok, mi avevo mosso io, dicevo. È difficile sto gioco perché ti devi guardare in continuazione attorno. E c'ho anche un cavo attaccato al chiurlo che rompe le scatole. E quanta gente, Bani! Non mi avrete mai! Ridatemi i soldi della monetizzazione, bastardi! Ehi! Dai, buono! Abbiamo un Robin Hood dei poveri, qua, porti pazienza, signore! Che senza braccia non si può giocare con gli archi! O anche senza mani! Ehi, è alzato anche troppo in fretta! Aspetta, secondo di cosa che oh, ok, senza gambe! E ancora che ti muovi! Guarda, è ancora vivo, non so come sia ancora vivo! Sì, ancora vivo! Aspetta, c'è altra gente, no? Stai giù! Porco cane, stai buono anche tu! Ho vinto io? Posso vincere una doccia, non ne posso più! Sono fradicio di sudore!
Perché ho fatto? Si deve spento il condizionatore. Lo volevo per 20 minuti intanto che registravo. Cosa mi date stavolta? Cosa mi date stavolta? Oh, lo scudo qua è serissimo. Mi ha dato lo scudo e il big martellozzo. A parte quanto non è bello sto cavolo di scudo. Allora, teniamo lo scudo sulla fini. Scusate, c'ho le mani di burro, portate pazienza. È una giornata difficile. E il martellozzo, sempre moscio ovviamente da quest'altra. Yeeey! Cosa dovete mandarmi adesso contro? Oh, gente più armata di me, ma lui c'ha anche la protezione, l'armatura e c'ha anche l'elmetto. E guarda come è vestito da fighettone. Buono, oi! Scusa, non c'entro niente, ti ho ucciso il tizio laggiù. Mi ha preso quello da dietro. Non so, mi sono sentito stordito all'improvviso. Aspetta, aspetta. Arcieri, sì, arcieri, sta tua zia. Arcieri, tua zia, stai buono. Wait, wait, hai buono, ho detto, non rompete le scatole con una giornata difficile per tutti. Ti demonetizzo la vita io, santo cielo. Notare la quantità di pugnali che ho lanciato prima. Sono letteralmente dovunque. Il gioco continua a darmi quel cavolo di arco. Io rivoglio la mia ascia. Mi hai despawnato l'ascia, fetecchione. Potevi lasciarmela. Ok, scusate, non lo posso più. Ok, al diavolo, me la rischio. Iniziamo la battaglia solamente con il martello di top. Ah, volevo iniziare la battaglia e mi torni al menu. Ma ci sei rimasto malissimo. Ok, abbiamo quasi completato la prima sezione di combattimenti, dato che i generali sono stati sconfitti. Oh, Gesù santo, perché giochi in estate questi giochi? Da questa parte abbiamo Achille. Diamo giusto un'occhiata veloce veloce, così so di che morte morire. Ciao iscritti, sono DeLungGamer, lo youtuber più family friendly del mondo, giuro. Guardate quanto sono family friendly, iscrivetevi. Allora, questa volta mi danno una spada. Oh, non è male, però è un po' moscina, scusi. Signor bot di YouTube, lavorate con dei metalli un po' economici, Tutti i soldi che mi rubate la monetizzazione dove vanno? Allora, abbiamo tizi che sono decisamente molto più corazzati di me. Aspetta, fallo attaccare, ottimo. E adesso si reca a tagliargli un braccio. Intanto l'ho disarmato. È che sto cavolo di coso non taglia. Oddio, ho sentito uno splack. Ok, forse un po' taglia. Forse un po' taglia, volevo andare di testa. Oi, oi, statti buono che mi hai già rincretinito. Ok, ok, ok. Posso avere una spada un pochettino migliore? Aspetta, aspetta che c'è la mazza qua. Wait, wait, buona. Stati buono, ok. Oh, è arrivato un altro tizio. Allora, occupiamoci intanto di questo. Il tuo scudo, sai dove te lo puoi mettere? Ok, aspetta, aspetta. Sì, ma sta spada è veramente uno schifo immane. Con l'ascia, voglio dire, amputavo la velocità della luce. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi ha attaccato sotto la cintura. Ok, io sono stato più fetente, lo ammetto. Non è male la spada, dipende tutto da dove attacchi. Aspetta. Sto colpendo cose nella vita vera, portate pazienza. Quello c'ha la lancia. Ok, ok, aspetta che l'ho disarmato temporaneamente. Ah, neanche troppo, neanche troppo. Aiuto, aiuto, devo ucciderlo. Devo ucciderlo velocemente. Ah, sta per perdere i sensi. Sta per perdere i sensi, morici. Ok, ok, ok. Ah, comincio a essere stanco. Portate pazienza, è tre quarti d'ora che attacco genti. Allora, quello con la lancia potrebbe essere un problema. Vai, 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 vai. Dai, buono. E ti taglio il pipino, ti taglio il pipino. Il pipino non è family friendly, porta pazienza. Ok. Non c'è altra gente, arrivi tu con la mazza di primo livello. Ma stai buono che questo lavoro ti taglia le gambe praticamente. Oi, si è cacciato, si è triggerato male. Sono family friendly, giuro. Era così quando sono arrivato, giuro. Dove la lancia? Tanto dove è andata fin quella cavolo di lancia? Questa la vorrei testare, ammetto. È pesantissima, è tipo strapesante, la devo usare a due mani. Ed è moscia comunque, no no, lasciamo la lancia che è meglio. Visto che mi hanno dato un'ascia serissima. Un'ascia serissima finalmente. Se sono pronto a combattere, non ne avrò mai la vita. Ho il sudore che mi cade sugli occhi, non ci vedo più niente. Oh, sono tutti armati di ascia. Ok, vedi con questa one shot i leggendi. Aspetta, aspetta, aspetta. Sento il sapore salato del sudore in bocca. Che schifo mi sta dando sugli occhi. Porca di quella porca. Mi brucia gli occhi, mi brucia gli occhi. Ok, non ci vedo più niente dall'occhio sinistro. Non è un problema, ti affronto anche se non percepisco la profondità. Ma perché? Ma perché mi maltratto così? Stati buono che non è giornata, porco cane. Aspetta, dammi mezzo scudo, perché se ci dobbiamo difendere. Uè, dei marrani. Marrano, vadi via. Anche troppo potente. Oh mio Dio, mi sei per lanciare una freccia, cosa posso mai fare? Porco cane, la tua freccia è più potente del previsto. Ok, ti ho preso in giro, ma guarda che roba, mi ha trapassato lo scudo. Ok, ho vinto io. Ragazzuoli, devo andare a darmi una lavata, devo darmi una pulita perché non ci vedo più niente. Sono strafradicio.
Buono, io direi che per questo primo episodio di Gorn è tutto. Nei commenti fatemi sapere se volete che lo continuiamo. No, sì, signor bot di YouTube, porti pazienza. Quindi, per il di tutto, lasciate un bel... no, voglio un mi piace, date... Ok, lasciate un bel mi piace della serie. Candidate a crescere, e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Salute a tutti iscritti. Ciao, ciao. Oddio, qualcuno mi reidrati, per favore. Sto morendo male.